Professor Melloni, allora il Papa ha deciso di lasciare. Siamo di fronte a una svolta epocale o un'apocalisse sulla Chiesa Cattolica? No, tutto quello che rende il Papa di Roma più simile agli altri vescovi, essendo lui un vescovo, è un bene da tutti i punti di vista. Il diritto canonico ha sempre previsto la possibilità che il Papa potesse rinunziare liberamente al suo ufficio, era molti secoli che non lo si vedeva messo in opera, il Papa l'ha messo in opera in un modo molto classico e se si vuole anche tradizionale, annunciando la Collegio dei Cardinali e dunque si va verso un conclave. Di sicuro ci sono molti aspetti di delicatezza di questa scelta, nel senso che il modo in cui il Papa l'ha annunciata, questo fatto di attendere 2 settimane prima che si avviino le procedure formali di convocazione del conclave e così via, tutto questo introduce degli elementi nuovi che Senta, professore. richiederanno una gestione molto accurata e per questo c'è il decano del Sacro Collegio, che è il cardinale Sodano. Senta, professore, ma non si crea un precedente pericoloso? C'è chi parla addirittura di, insomma, che questa è un'occasione di riforma della Chiesa? No, non è un precedente, ma è tutt'altro che pericoloso. Ci sono nel mondo migliaia e migliaia di diocesi, quasi tutte praticamente, che hanno avuto un vescovo emerito che ha dato le dimissioni a 75 anni, come prescrive il diritto canonico. La diocesi di Roma era l'unica eccezione, perché al vescovo di Roma non veniva né chiesto né imposto di dare le dimissioni a 75 anni, però è evidente che la gravità delle questioni che sono sul tappeto, la gravità delle questioni del governo della Chiesa richiedono atteggiamenti, richiedono forze che il Papa ha ritenuto in coscienza di non avere, in questo ha fatto un gesto estremamente nobile e coraggioso che conferma la sua statura. Professore, lei crede dunque, insomma, che sia un caso umano oppure secondo lei c'è dietro qualcosa, tipo il caso Vatican Leaks, insomma, che possa aver comunque creato dei problemi? O, secondo lei veramente siamo di fronte, insomma, a un caso umano, insomma, motivi di salute o a che altro? No, 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 senz'altro le cose che il Papa l'ha detto in maniera molto chiara, quando uno come lui alla sua età prende una decisione così e dice dei motivi, prima di non crederci bisogna essere molto sicuri, e i motivi li ha detti in maniera molto netta, cioè ha detto che le perturbazioni del tempo richiedono forze che lui non ritiene di avere. E dunque questa è la cosa con la quale lui si è mobilitato. È chiaro che gli episodi degli ultimi anni, il fallimento della trattativa con i Lefebvriani, secondo me in modo particolare, tutte le questioni legate alle vicende dello York che non hanno trovato soluzione e poi questo tradimento perpetrato all'interno dell'appartamento pontificio hanno senz'altro creato in lui uno stato d'animo che lo ha convinto a passare la mano. Insomma, avremo un papa eletto più velocemente, insomma, a questo punto. E no, paradossalmente più lentamente, perché il lutto del conclave del Papa dura normalmente 9 giorni, mentre invece in questo caso abbiamo 14 giorni di attesa per la proclamazione della sede vacante da parte del decano e poi 9 giorni delle conclamazioni generali, per cui si andrà ad una elezione paradossalmente più lunga di quella che è stata normalmente per esempio dopo Wojtyła. Secondo lei Papa Ratzinger, insomma, potrà scegliere, potrà dire la sua in questo caso il cardinale in pectore? E il cardinale in pectore questo lo potrà dire, e non potrà certo partecipare al conclave perché ha più di 80 anni e poi perché lui è il vescovo dimissionario di Roma, non è un cardinale della Chiesa romana, ma questo sta tutto dentro le regole che ci sono, che sono regole antiche, molto consolidate dal tempo.